Salve ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sono Luca Mariani. Oggi possiamo iniziare con un altro gameplay su Formula 1 2016 multiplayer. Dovrebbe essere Malesia ragazzi, se non erro. Vediamo subito. Sì, siamo in Malesia, non l'amo tantissimo questo circuito, però possiamo provare a dire la nostra. Partiamo a metà gruppo all'incirca. E ok, sono 5 giri. Partenza manuale, ragazzi, ho tutto in manuale a dispetto di molti altri. Ma dai! Ma perché fate così? Ma ti sai? Perché? Cosa ti costa guidare un po' bene? Pari il culo. Ragazzi, scusate, ma mi fa innervosire queste cose. Lasciate comunque un mi piace se volete che io prosegui con questa serie. E soprattutto ragazzi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, commentate, condividete, attivate le notifiche se ancora non l'avete fatto, se volete seguire tutti i nuovi video ragazzi di gameplay e non solo, perché il mio canale non porta solo di gameplay, ma anzi è nato per tutt'altro. Il gameplay che ha il mio canale è una sezione che è stata aggiunta da ultimo, ma è nato per tutt'altro. Quindi ragazzi, mi raccomando, andatevelo un po' a snocciolare. E niente ragazzi, ditemi la vostra anche un po' cosa ne pensate di questi scontri contro scontri, di queste persone poco oneste ragazzi che ci sono su Formula 1 2016, e ditemi anche la vostra. C'è Special 4, però ragazzi miei, e un altro colpo ragazzi, un altro colpo da Gaming Hanna. Bene, cioè bene, non bene, non bene, però qua c'è una bolgia incredibile. Hitman vuole superarsi, ancora il DRS non può essere attivato, qui qualcuno scappuzzerà di sicuro. Dietro di noi abbiamo Mattia Psai, colui che ci ha colpito in partenza e ci ha fatto fare 20 testa coda. Ecco un'altra volta! Un'altra volta! Mattia Psai! Fuck you, Mattia! Fuck you! Why? You like hit the people! You are a bad driver! Fuck! Yes! Yes, one run, 11. E poi ragazzi, dite che le persone non si devono arrabbiare, ma adesso sono arrabbiato e non guido neanche più bene. Non guido. Perché quando le persone fanno così, ragazzi, quando le persone ti rovinano una gara, perché ormai tanto sono ultimo, non mi interessa neanche più di dare bene, francamente me ne sbatto i coglioni suddetti, perché quando le persone fanno così, allora si meritano il peggio della vita, pur non augurando la morte a nessuno. True, one P, non so come cavolo si chiama. What do you say about the driver hit the other driver? Say your opinion. Because I don't like the driver in the start of the racing when they hit you, they crash into you,
at the starting of the race and during the race, and stop your race for their guilty, for their bad. And the penalty aren't good for the guilty to have the bad driver. Can you understand me? More or less. Okay. Yes? I think the new Formula One, the penalty are more hard for the bad driver. The new Formula One. My position, my place in the race, I'm 18. 18, and you? 8. But they hit me a lot of time, and I lost a lot of position. Yes. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Always yellow flag for entry, for little crash, but the penalty. Yes. I like Ferrari. I'm Italian. My favorite car is Ferrari. Yes. And you? Where are you from? You? Germany? Ah, Vettel. No? Yes. Yes. Also me. I hope tomorrow in Singapore that Vettel can win. The Ferrari is strong in Singapore. There. Yes, because the aerodynamic is more important than the power of the engine in Singapore there. So the Mercedes are not so strong than the other circuit, the other race. I hope Vettel can win tomorrow. With hopeless. Do you see my nickname, King Michael, 1989? Do you know why King Michael? For Michael Schumacher, my idol. Michael Schumacher when. He drove in Ferrari in the 19 years. King Michael. Michael is my best driver. For me, he's the better driver in the world. Was the better driver in the world. In Formula One.
Vettel per team Verarin. I'm 16 in my position, my place in the finish of the race. You are your one run 11 70 position, your place. Okay. Mine is bene ragazzi, comunque proviamo a fare anche Abu Dhabi, magari cambiando scuderia pilota. Sì ragazzi, una bella Toro Rosso è quello che fa al caso nostro. Siamo pronti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale di YouTube, commentate, condividete, attivate le notifiche e se volete comunque sostenere la serie, che comunque continua a portarvi la serie, lasciate un like, un me gusta, un mi piace. Al video, può darsi ragazzi che come prima continui a effettivamente a parlare anche con altri giocatori, perché mi sentono anche tutti gli altri giocatori, voi non li sentite se non condividono la loro chiamata, il loro audio, però io li sento, mi parlano, quindi anche prima a volte devo parlare con gli altri, ma non è che mi dimentico di voi, cioè voi continuate a seguire la gara perché so benissimo che sto facendo il gameplay, però ecco, siccome sono con altre 22 persone non è che posso impedire anche agli altri, di così come che mi ascoltano, anche di parlarmi e di rispondergli. Bene ragazzi, direi che possiamo iniziare a Abu Dhabi sperando di evitare collisioni iniziali come nella precedente Gran Premio della Malesia. Ok, please be careful drivers. Ragazzi, siamo molto attenti, siamo molto partiamo sempre nelle retrovie. Cosa succede qua? Mamma mia, cerchiamo ragazzi di scappare dalle retrovie per evitare collisioni. Evitiamo questo cordolo che tante volte ci ha fatto sbagliare. Cosa fa Pitman? Non lo so. Ragazzi, qui dobbiamo stare veramente attenti. Omega, be careful, please, attention. Ragazzi, cerchiamo di riprendere
la testa della corsa. Attenzione, dietro di noi. Poi Ita Spain. Tiene squidato, por favor. So, come che in accelerazione perdiamo tantissimo. No, l'ho detto che mi frega quel cordolo maledetto. Sono andati un po' lunghi, ragazzi. Dovrei scontare dei secondi di penalità. Vabbè. Ragazzi, sto cercando di spingere come meglio posso. Da adesso, no, non è facile. Sentito, puoi usarlo nelle zone di RS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Ma sarà dura che riusciamo a avvicinarci. Quello dietro ci supererà nel rettilineo. Non possiamo farci niente. Ok, pazza. Ma col DRS, ragazzi, non possiamo fare assolutamente niente. Scusami, perché è rallentato così tanto? Ma perché? Perché è rallentato così tanto? Ma che? Ma scusate, poi Spain, cuidado por favor. Ed è con questi avvertimenti di sti cazzi. Mannaggia, ragazzi, mi è partita. Questo perché sta rallentando? Ma scusatemi, 2 secondi, ma questo mi sta. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Ma dai, però, che cavoli. Ragazzi, le gomme non mi tengono più. So, state vedendo che non mi tengono più le gomme? Adesso arriva anche Tony.
Ragazzi, non mi tiene più le gomme. Cavoli, ragazzi, veramente. Non so come fare. Sei all'ultimo giro. Ma adesso ci supera Tony col DRS. O lo faccio, mi faccio superare adesso, così posso attivare dopo il DRS. Sul tracciato, non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. E adesso sai cosa faccio, ragazzi? Mi faccio superare. No, a meno che... Aspettate, se ho questo... Ma come sorpassi illecito? Ma sorpassi illecito in dove? Dai questi avvertimenti. Ma ragazzi, mannaggia, per non colpirlo ho dovuto andare fuori. Non mi tiene, non mi tiene la gomma. Non mi tiene, ragazzi, devo desistere, non posso fare altro, non mi tiene. Non ho più l'aderenza di un tempo, inizio gara. Ah, vabbè ragazzi, contentiamoci del nono posto, forse scontando la penalità di 4 secondi. E sì, abbiamo mantenuto il nono posto. Bene ragazzi, direi che per oggi posso bastare qui. Mi raccomando, lasciate un like, un mi piace e iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti attivando le notifiche. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi.